Arriva alla 12ª edizione il reclutamento Aracne. La casa editrice è ancora alla ricerca di personale da inserire in organico e gli incontri conoscitivi sono il momento in cui i candidati possono vedere l'azienda da vicino. Che cosa ti aspetti da questo incontro conoscitivo? Beh, avere sicuramente in modo più chiaro e definito gli aspetti lavorativi, possibilità future e cosa vuol dire lavorare in Aracne. Comunque sempre stata interessata a lavorare nel campo sì, dell'editoria e delle redazioni. Stavolta a ospitare l'evento è la Libera Università Maria Santissima Assunta di Roma. Come docente LUMSA, unitamente a tanti altri colleghi, posso testimoniare anni di collaborazione e di serietà della casa editrice Aracne. Io ho il piacere di conoscere da oltre 15 anni il dottor Gioacchino Onorati. Qualche anno fa qui in LUMSA c'è stata un'esperienza pilota importantissima, si teneva un corso particolare che si chiamava Lezioni d'autore ed era tenuto da un mio carissimo amico, purtroppo è scomparso, professore Emilio Lonero, che era non solo uno studioso di cinema, ma era stato direttore della mostra del cinema di Venezia. Emilio mi chiamò al suo fianco, nonostante la differenza generazionale, e disse: tutte le testimonianze dei grandi artisti, e qui abbiamo avuto Lizzani, Verdone, Montaldo, i fratelli italiani, i grandi attori, noi dobbiamo raccoglierle, dobbiamo poterle regalare ai giovani. Ebbene, noi trovammo allora solo Gioacchino Onorati e Aracne, che rispose al nostro appello e ha pubblicato ogni anno queste bellissime raccolte di atti in cui voi trovate le interviste dei grandi personaggi dello spettacolo. Una casa editrice che negli anni si è fatta conoscere nel mondo accademico e ora ha bisogno di ampliare l'organico. Se il candidato si aspetta di fare editing, correzione di bozze, si trova in realtà nel posto sbagliato, perché Aracne è una casa editrice sui generis. I dati che vi ho accennato prima e la mole di lavoro interna richiede un ritmo abbastanza frenetico, quindi in Aracne ogni minuto va ottimizzato e reso produttivo. Il supporto della comunità scientifica, facevo riferimento prima, è per noi una garanzia e ci permette anche di fare a monte tutta una serie di attività che magari vengono svolte internamente in una casa editrice tradizionale. Dobbiamo riuscire a lavorare sostanzialmente sulla parte grafica e strutturale del libro, però mantenere sempre alta con l'attenzione per riuscire a capire che magari ci sono degli aspetti da correggere contenutisticamente che non saranno però fatti da noi o dal redattore, ma possono essere segnalati poi dall'autore. Per entrare in questa azienda non tradizionale sono diverse le prove che i candidati dovranno affrontare e superare. Ci saranno delle lezioni frontali, ma prevalentemente poi ci saranno delle attività pratiche, nel senso che dopo il modulo LaTeX, ad esempio, vi verranno affidati degli impaginati, dopo il modulo di InDesign dovrete appunto creare i materiali promozionali, dopo il modulo di corrispondenze verrete un attimo testati anche su questo settore, quindi diciamo a 360 gradi. E prevalentemente pratico. Dopo questi tre mesi c'è una verifica individuale, quindi vedremo come ve la caverete, perché comunque un conto è superare le prove pratiche e un conto poi invece è vedere come si sta sul campo. Dopo questa verifica si accetta il tirocinio che dura dai 4 ai 6 mesi, retribuito con il rimborso previsto dalla Regione Lazio di 400 euro netti. Sostanzialmente tre gli uffici in Aracne, si può scegliere tra corrispondenze, autori e comunicazione. Allora, al centro dei tre uffici c'è il cuore della realtà editoriale di Aracne, che è l'ufficio autori. L'ufficio autori è composto da una serie di persone che sono i capi area e i loro redattori. Perché parliamo di capi area? Perché dato che siamo una casa editrice scientifica abbiamo deciso di allinearci nella strutturazione delle nostre collane a quello che è il sistema del Ministero della Pubblica Istruzione, che ha diviso il sapere scientifico in 14 aree scientifico-disciplinari. Ogni capoarea, per poter essere tale, deve avere almeno 4 redattori sotto che lo aiutino nella progettazione dell'area. L'ufficio corrispondenze deve
devi gestire tutte le chiamate in entrata e le chiamate in uscita. Non so quanti candidati ci sono per uffici e corrispondenze, immagino un po'. Comunque è bene sottolineare che non è un lavoro di segreteria, solamente di gestione dalla base, ma è un lavoro che richiede più competenze, è un lavoro che richiede una certa passione, una certa motivazione. Ora, per rispondere alle chiamate in entrata, qualche cosa bisogna saperla della redazione, perché è l'unico contatto che in realtà un autore dovrebbe avere con la redazione, almeno come contatto a voce. Quindi va da sé che le conoscenze da acquisire per rispondere a tutte le richieste in prima battuta e rispondere magari velocemente, perché nel frattempo arrivano altre richieste, fa da sé che occorre una certa preparazione. Quello si può acquisire solo tramite un certo percorso formativo. La mia esperienza nell'ufficio comunicazione, effettivamente, come diceva Pierpaolo, ho avuto modo di vedere che è veramente a 360 gradi. L'ufficio è nato da poco, quindi si sta strutturando. Quando sono entrato io non era strutturato, adesso si sta strutturando, ed è un ufficio al quale l'editore ci tiene molto, tant'è che ci lavoriamo proprio a stretto contatto, proprio con alcuni eventi al quale lui ci tiene anche a partecipare. È dura perché lavorare a stretto contatto col grande capo è tosta. Non è un lavoro di ufficio, ci sono delle scadenze da rispettare e possono cambiare le cose il giorno prima per il giorno dopo. È importante la presenza sul web come valore culturale. Io credo sia importante, e sono la testimonianza di questo, anche la presenza sul territorio, proprio perché l'editore tiene molto a questo valore aggiunto, che può essere una stretta di mano, una pacca sulle spalle o una frase del tipo: Aracne, finalmente vi vedo, non vi sento, non rispondiamo soltanto alle vostre mail. E tra l'altro riprendo un po' quello che faceva l'editore 20 anni fa, cioè quello di bussare, farci conoscere, ma nello stesso tempo incontrare docenti che sperano in noi e comunque credono molto nei loro lavori. Ho partecipato a un incontro conoscitivo come questo due anni fa, l'azienda era molto più piccola, contava forse circa la metà dei dipendenti che ha oggi. Ho partecipato allo scorso incontro e niente, adesso ho superato le prove e sono in fase corso. Dopo il corso quindi ti accingi a fare una verifica per il tirocinio? Sì, esatto, è prevista una verifica che poi ci permetterà di passare a un periodo di tirocinio. È stato molto piacevole conoscere un po' la casa editrice, perché veramente sapevo pochi dettagli, era il primo incontro, era proprio un incontro conoscitivo per me. Okay. Arrivando da Torino mi ha dato un'impressione molto professionale, spero di conoscere sempre meglio qualcosa in più, ecco. Spero tanto di riuscire a proseguire questo percorso. Ai pochi temerari che hanno deciso di tentare la selezione alle porte dell'estate va il nostro più grande in bocca al lupo.